Sto, diciamo, con Enrico Lazzari, direttore di Spezia Calcio News. Enrico, parliamo un po' di questo Spezia della 18ª giornata, un Torino Spezia finta 0-0, ma per 83 minuti in 10 contro 11. È stata una gara difficile, lo sapevamo, dopo appena 7 minuti rimanere in 10 non è sicuramente una cosa semplice, c'è voluta grande determinazione, grande compattezza da parte di tutta la squadra, direi soprattutto questo nel corso dei 90 minuti, 90 e oltre minuti, se facciamo il conto dei minuti di recupero andiamo quasi pari, diciamo che lo Spezia ha giocato 90 minuti in 10 uomini, è stata una partita nella quale alcuni si sono dovuti sacrificare anche nei ruoli non suoi, ad esempio Giulio Maggiore, che è stato bravissimo secondo me nel ruolo di terzino destro, che ha dovuto occupare il gioco forza perché Ferrer, lo sappiamo, ha questa lesione al muscolo della gamba destra che lo terrà probabilmente fuori una quarantina di giorni, quindi Vignali ora si trova ad essere l'unico terzino, se espulso lui. Il mister si è dovuto inventare, tra virgolette, questa situazione nuova tattica, ma è stato bravo Giulio, secondo me, ad interpretare anche bene il ruolo. Ma d'altronde, come dice il mister, è già una cosa che avevano magari anche un po' provato in allenamento, in alcune situazioni, movimenti, perché da fare il difensore, perché il terzino prima di tutto è un difensore, quindi mantenere la linea con gli altri difensiva a fare il centrocampista è un po' diverso. Quindi chiaramente Giulio si è dovuto adattare bene anche a questo, però dobbiamo fare un applauso a lui e a tutti gli altri perché chiunque ha giocato ed è entrato dopo ha dato il massimo e soprattutto secondo me ha dimostrato che anche senza riuscire a fare il nostro gioco, cioè un gioco che cerca prima di tutto di andare all'attacco e poi dopo semmai di difendersi, lo Spezia è riuscito comunque a mantenere per 90 minuti la porta inviolata e questo è importante perché dà fiducia anche per il futuro, anche magari in partite in cui bisognerà difendersi di più. Ecco Enrico, 84 minuti in 10, ma abbiamo visto una squadra che sta lottando su tutte le partite. 18 giornate, 18 punti, media partita buona, però ecco, su 34 giocatori, 33 in campo in queste 18 giornate. Beh, sì, sono tanti, il mister per questo vuole che la rosa venga ridotta, è già andato via Bartolomei, probabilmente nelle prossime settimane, nelle prossime 2 settimane, ormai il clou del mercato ci sarà adesso, andranno via in altri, sappiamo insomma i nomi di quelli che sono fuori dalla rosa e quelli che sono impappabili ulteriori a essere venduti, magari anche lo stesso Mattiello che non sta benissimo dal punto di vista fisico, lo Spezia ha chiesto all'Atalanta se può riprenderlo, per vedere magari di andare su altri giocatori. Poi sappiamo insomma quelli che sono fuori in questo momento, però al di là di questo, come giustamente dicevi tu, le 18 partite con 18 punti sono un risultato che all'inizio dell'anno forse tutti noi avremmo sottoscritto e firmato e strafirmato 50 volte, perché questo ci permette di essere praticamente quasi a metà dell'opera, no? Perché diciamo che negli ultimi campionati i 36 punti fatidici sono bastati per non retrocedere, lo Spezia facendone altri 18, vediamo ovviamente che a Roma sabato se ne faccia almeno uno, però non dovesse succedere, lo Spezia comunque chiuderebbe con 18 punti il girone d'andata e dovrebbe farne solamente, tra virgolette, almeno altri 18, poi vedremo chiaramente lo sviluppo del campionato per salvarsi. Questo è possibile perché lo Spezia sta dimostrando grande compattezza di squadra. È chiaro che se poi dal mercato dovesse arrivare anche un altro terzino destro per dare una mano e anche, chi lo sa, forse nei minuti finali, nei giorni finali del mercato, chissà, forse anche un altro rinforzo, ma questo dovremmo vedere più che altro la situazione del calciomercato, insomma, sarebbe importante. Ecco, hai parlato di mercato, tocchiamo un po' il mercato. Sappiamo che Bartolomei è andato via e ha già giocato domenica, sappiamo Mora, sappiamo altri giocatori. Ecco, in entrata e in uscita, a oggi cosa c'è stato e cosa ci sarà secondo te? Come dicevo prima, la società intende smaltire alcuni giocatori, un termine cattivo, quello usato, diciamo, cedere alcuni giocatori in esubero. Questo è sicuramente migliore come termine. Cioè, i giocatori che abbiamo detto sono un po' fuori dal progetto, quelli che il mister ha messo fuori,
anche in considerazione del fatto che magari possono andare a trovare squadre di Serie B, Crispia Imora e Mastino, allo stesso Sala, che probabilmente oggi si parlava della Turchia, ma potrebbe essere comunque un altro dei ceduti, è comunque fuori rosa, poi lo stesso Mattiello, come abbiamo detto, e poi tra questi potrebbe uscire ancora Ramos, vedremo quale sarà anche lo sviluppo per quanto riguarda il mercato. Quindi queste sono le possibili cessioni. Poi c'è il discorso dei possibili arrivi, come dicevo prima, terzino destro è una necessità, oltretutto, oltre che un giocatore che può dare una mano, perché come sappiamo, come ho detto prima, Ferrer sarà fuori 40 giorni, quindi Vignali è l'unico terzino in questo momento, Mattiello è infortunato, Sala è fuori rosa, come dicevo Mattiello può andarvi anche lui, quindi a questo punto la scelta deve ricadere su un giocatore di categoria che probabilmente verrà scelto tra il giro di terzini destri che c'è un po' in questo momento in Serie A, quale potrà essere magari uno dei giocatori che ci può dare una mano, potrebbe essere un esperto ma non è detto, potrebbe essere anche un giovane interessante. Allo Spezia piacciono alcuni giocatori, vedremo quale arriverà. Adesso dirti un nome specifico diventa difficile perché ce ne sono diversi sul piatto. Per quanto riguarda altri ruoli, lo Spezia è un po' la finestra. È chiaro che ogni giocatore che dovesse entrare ne deve uscire almeno uno, perché il mister vuole rimanere con una rosa che non vada vicino ai 30, insomma che non sia tanto distante dai 30, ma non sia superiore ai 30. Potrebbe essere 28 giocatori, la rosa forse ideale. Andrà via probabilmente anche un portiere dei 4, quindi insomma 28-29, tra i 27 e i 29 dovrebbero essere i giocatori che rimarranno in rosa. Vediamo se alla fine magari ci sarà un nuovo arrivo, potrebbe essere un centrocampista, potrebbe essere anche un altro esterno d'attacco. È chiaro che negli ultimi giorni di mercato potrebbero venire fuori anche situazioni particolari per quanto riguarda magari i giocatori che hai in casa che potrebbero uscire e magari potrebbe arrivare un altro giocatore. Non è facile dirlo ora, forse non lo sa nemmeno bene la società, bisognerà capire quali sono le opportunità, ricordando sempre una cosa che è importante, ma questo nulla toglie al fatto che penso la tifoseria debba essere contenta di quello che sta facendo la squadra sino ad ora, che la società intende rimanere dal punto di vista economico dentro dei parametri ben precisi e non correre il rischio di uscire da questi parametri e ritrovarsi con tanti milioni di debito. Questo non lo vuol fare, almeno in questo momento, che la Serie A per noi è una cosa nuova e non è una cosa già di alcuni anni come può essere per alcune squadre che allora riescono con qualche giro magari di soldi e di scambi di giocatori a riuscire a tamponare i bilanci. Bilanci che sono in difficoltà, ricordiamolo, quest'anno praticamente per tutte le squadre. Lo Spezia riesce a essere fuori da questo discorso proprio perché è lungimirante dal punto di vista economico. Questo a prescindere dalla facoltosità o no del patron, che sappiamo tutti essere molto importante, ma non è quello. Quello che si guarda è soprattutto il bilancio della società, è quello di pensare a giocatori per il futuro che possano essere magari cambiati o venduti. Da questo punto di vista c'è una possibilità con la Sampdoria, ad esempio, per l'acquisto di Chabot a titolo definitivo. Lo Spezia, come sappiamo, l'ha preso in prestito con diritto di riscatto, ma anche contro il riscatto della Samp. La Samp ha chiesto allo Spezia se lo vuole prendere, ovviamente ci vuole uno sconto sugli 8 milioni previsti per l'acquisto finale a fine anno. Se lo acquistiamo adesso costerebbe molto meno, ma anche su questo la società aspetta un attimo di vedere come si libererà dei vari giocatori in più che ha e poi farà un discorso eventualmente con la Sampdoria per già acquistare a gennaio uno come Chabot, che sarebbe un rinforzo importante per i prossimi anni perché è un giocatore veramente forte. Ecco, una domanda secca, te oltretutto sei anche opinionista di Voglia di Spezia, molti tifosi, sai benissimo che arrivano molte domande anche a voi, parlano di una punta. Secondo te serve la punta centrale, non serve, meglio che vada via Garbin, meglio che rimanga, cosa lo pensi? Ma guarda, il discorso è questo qua, sono può fare un discorso particolare su Garbin, nel senso che ovviamente è scadente di contratto, sappiamo tutti, quindi a giugno lui si libera, praticamente a inizio febbraio si libererebbe già gratuitamente fino a fine anno, però poi avrebbe l'opportunità di
legarsi a qualsiasi altra squadra senza che lo Spezia debba poter chiedere nulla. È chiaro che ormai è un giocatore di 32 anni, quindi non è che dal punto di vista economico lo Spezia si può far molto, nel senso che non è un giocatore col quale lo Spezia può far soldi. È un giocatore però che lo Spezia può decidere di tenere, come no, quindi di rinnovargli il contratto, magari puntando ancora su di lui, nonostante i problemi fisici che ha avuto, o magari scegliere comunque di arrivare a fine anno con lui, tra i giocatori, tenendo l'attacco con me, e poi eventualmente a giugno fare una proposta se il giocatore sarà andato bene in questi mesi oppure no. Il procuratore dice che hanno delle opzioni, ma chiaramente questo dipenderà molto dal fatto che il giocatore abbia intenzione di restare qua, e mi sembra che sia quella, al di là di quello che pensa la società in questo momento. Io non so quanti in questo momento lo prenderebbero, nel senso che si è appena rimesso da un infortunio, non si sa. Noi speriamo tutti ovviamente che lui stia bene da qui alla fine della stagione, è quello che ci auguriamo. E la possibilità di ruotare con altri due giocatori importanti, Zola su tutti ovviamente, ma anche Piccoli, il Piccoli visto a Torino è sicuramente un giocatore interessante che può giocare titolare in questa squadra. Ormai credo che sia appurato questo, l'abbiamo visto già in diverse occasioni, quindi non è più un giocatore da scoprire, ma un giocatore ormai che ci ha fatto vedere di essere in grado di determinare anche dal punto di vista tecnico in determinate partite. E la partita di Torino è stata una di quelle, la poteva segnare, ha tenuto sul pallone, è stata utilissima la squadra per tutti i 90 minuti, o poco meno, insomma, quelli che ha giocato. Quindi lo Spezia deve solo fare una scelta. Se vuole andare avanti con questi tre attaccanti può farlo, perché Galavino va anche il contratto per fine anno, a prescindere che rinnovi ora o no il contratto con lui, questo è chiaro. Poi è chiaro che se fosse lo stesso Galabino va a chiedere una cessione in questi giorni di mercato, allora se ne potrebbe parlare. Da come vedo ora io la situazione, peraltro Galabino potrebbe essere in campo con la Roma in Coppa Italia stasera, è chiaro che se sarà in campo tutti i 90 minuti non lo so, però comunque potrebbe essere in campo e già vedremo qualcosa in più anche delle sue condizioni, che al momento paiono buone, però è chiaro che bisogna vederlo in campo. È una scelta che dipende da lui, penso, però ecco, onestamente andare ora a pensare ad altri punti centrali, proprio nel momento in cui stiamo recuperando Galabinov e nel momento in cui la punta centrale nello Spezia è uno dei ruoli che funziona meglio, sinceramente mi resta difficile, perché chiunque arrivi deve comunque giocarsi il posto con chi c'è già. Ecco, l'ultima domanda, ti faccio fare l'opinionista di te, Liguria. Ci presenti la gara di questa sera con le due formazioni, quella di stasera e anche al limite quella che ci potremo vedere sabato a Roma? Beh, te lo faccio a tutto tondo, al di là che te lo faccio come te di Guglia, cioè nel senso che poi... Sì, no, beh, era una battuta, nel senso dico... Faccio le formazioni per la partita, ecco, intendevi in questo senso? Sì. Beh, ovviamente anche sul nostro sito spezia-calcio.it c'è sempre la formazione per quanto riguarda la sera, e anche ovviamente possiamo già pensare magari a quella di sabato prossimo. Esatto. È un po' prematuro. Che ti devo dire? Recuperano innanzitutto quelli che avevano preso il Covid, quindi sia Bastoni che Ricci, che a Campola sono convocati, anche perché lo Spezia si fermerà a Roma questa sera, quindi dopo la partita sarà a Roma, domani sarà il ricevimento diciamo privato con il Papa Francesco, cioè una cosa importante, insomma i ragazzi sono molto entusiasti di poter essere accolti e salutati dal Papa, quindi domani saranno dal Papa, dopodiché per quanto riguarda i restanti giorni resteranno ovviamente ad allenarsi nella capitale per poi giocare sabato prossimo alle 15 con la Roma. Quindi la formazione di stasera cambierà sicuramente molto, perché innanzitutto qualche ragazzo che ha giocato meno in questo periodo, anche magari chi deve riprendersi dal Covid, qualcuno forse entrerà dopo, non so se qualcuno di quelli giocherà dall'inizio, sarà una cosa tutta da vedere. Però la difesa probabilmente cambierà per tre quarti, perché Vignali dovrebbe essere titolare, anzi sarà sicuramente titolare visto che sarà squalificato sabato, quindi
Vignali in difesa a destra, con in porta un punto interrogativo, perché potrebbe rientrare Zut dal primo minuto, oppure potrebbe essere ancora una volta, come è stato sempre, in Coppa Italia di Krapikas. Questo non lo sappiamo, le scelte del mister le vedremo solamente questa sera, non ne ha fatto accenno nella conferenza stampa di inizio di pre-gara. Quindi, diciamo, detto della fascia destra con Vignali, i centrali difensivi saranno Erlich e Ismaeli, che hanno riposato nell'ultima gara con il Torino. A sinistra dovrebbe esserci Dell'Orco, provato questi giorni come terzino sinistro, ma del resto lui è un terzino sinistro, è ritornato dall'infortunio da qualche settimana e ora è pronto a tornare in campo dal primo minuto. A centrocampo, tra quelli che giocano meno, potrebbe andare in campo De Iola come mezzala. Davanti alla difesa potremmo vedere per la prima volta Leo Sena, se il mister lo vede, lo sta vedendo bene, ma questo credo che, insomma, che sia un'occasione anche per vederlo giocare dal primo minuto. Sulla mezzala sinistra, secondo me, c'è da fare una scelta da parte del mister. Se intende utilizzare Maggiore anche sabato per quanto riguarda il terzino destro, quindi Vignali per ruolo, e non sostituendolo magari con Ismaili, che potrebbe essere un'altra opzione. Se lo vuole riutilizzare sabato, forse Maggiore non ci sarà, quindi o rigiocherà Pobega o addirittura bisogna vedere come sta a Campora, magari potrebbe essere messo anche subito in campo lui, oppure insomma uno di quelli che ha giocato comunque col Torino, quindi Estevez o lo stesso Agudé, per quanto riguarda dicevo appunto l'altra mezzala. Poi l'attacco penso che parta dall'inizio Galabinov, che sarà supportato da probabilmente da, non penso dall'inizio, da Saponara, che potrebbe magari entrare in gara in corso, o se il mister l'ha visto bene in questi giorni potrebbe giocare Saponara dall'inizio, se no Agudelo o Verde a destra, più Agudelo forse dall'inizio, e dall'altra parte, visto che Farias ha giocato solo 10 minuti a Torino, potrebbe essere reinserito nuovamente Farias. Insomma, comunque di scelte in attacco ne ha tante il mister, considerando anche quelli che hanno giocato, diciamo, col Torino. Nessuno dei due degli esterni di destra ha giocato, né Verde né Agudelo, per una questione ovviamente di essere rimasti in 10. Quindi insomma vedremo, il mister ha diverse opzioni anche in relazione al fatto di come giocherà di come giocherà sabato, perché tu me l'hai già chiesto, ma diventa difficile fartela. Però io per sabato ti dico che non dovrebbe discostarsi molto da quella che abbiamo visto titolare all'inizio a Torino, quindi si ritornerebbe con Terzi e Sciabo dietro, con Maggiore o Ismaili col terzino destro, Marchizza di là a terzino sinistro. Per il centrocampo penso che riproponga, se Maggiore non gioca a terzino destro, potrebbe giocare lui al posto di Estevez, se no Estevez, Agumè e dall'altra parte Pobega. Però attenzione, perché Ricci è ritornato da qualche giorno, bisognerà vedere, anche lì si comincia a rivedere il dualismo che potrà esserci d'ora in avanti, perché no, tra Ricci e Agumè, perché insomma Agumè in queste partite ha fatto bene, Ricci però reclamerà il proprio posto, e insomma lì sarà interessante capire il mister chi deciderà partita dopo partita. E poi davanti, insomma, considerando che Zola è stato portato a Roma, ma con tutta probabilità non riuscirà a scendere in campo nel sabato, se la giocheranno ancora Piccoli e Galabino per il ruolo di centravanti, con Piccoli che dovrebbe partire dall'inizio, e poi insomma Giasi penso che difficilmente lo levi in campo in una partita così importante. L'altro potrebbe essere Farias o uno tra Agudelo e Verde. Grazie mille. Prego, ciao Patrizio.